Siamo in Piazza Augusto Imperatore a Roma, come potete vedere alle mie spalle il ristorante Il Vero Alfredo, l'unico vero e inimitabile ristorante dove è possibile degustare le fettuccine al doppio burro all'Alfredo. Oggi noi siamo qui perché queste bionde al doppio burro festeggiano ben 116 anni e noi le vogliamo festeggiare proprio con le proprietarie di casa, Chiara Cuomo e Ines Di Lelio. E allora venite con me per vedere e assaporare quelle che sono le fettuccine, ma per capire anche come celebrano questo importante giorno. Venite! Entrare nel ristorante Il Vero Alfredo è come immergersi in un viaggio nel libro dei ricordi. Tante le celebrità passate da qui che hanno degustato queste fettuccine al burro e parmigiano, le bionde al doppio burro, così le chiamano, che nascono dall'amore di un uomo e di una donna, proprio come ci racconta Ines Di Lelio. Nascono da un grande amore, quello di mio nonno per mia nonna, che aveva da poco partorito nella stanzetta sovrastante della piccola trattoria di Piazza Rosa, dove nonno aveva cominciato la sua attività di ristoratore. E mia nonna, ovviamente come tutte le donne che partorivano in casa, era molto prostrata e mio nonno ha creduto di farle un piatto nutriente portandole delle fettuccine con le fatte con uova, burro e parmigiano. Mia nonna si è subito tirata su e ha detto al Fred: mettile sul menù perché queste sono la fine del mondo, vedrai che vinceranno. Un piatto che diverrà presto celebre grazie a due attori hollywoodiani del cinema muto che, passati nel ristorante di Alfredo, se ne innamorarono perdutamente, facendolo così conoscere anche oltreoceano. Le fettuccine di Alfredo diventano famose in tutto il mondo proprio nel 1927, quando i due famosi attori del cinema muto, Mary Pickford e Douglas Fairbanks, si recarono per varie sere da ristorante dal mio bisnonno Alfredo Di Lelio, e a quei tempi erano a Roma in luna di miele, e rimasero talmente estasiati dal personaggio, dalle fettuccine al piatti che ogni sera li cucinava appositamente, che decisero di regalarle una forchetta e un cucchiaio d'oro con scritto "To Alfredo, the King of the Noodles". Da lì ci fu tutto il richiamo di Hollywood, perché tutti gli attori hollywoodiani volevano venire a Roma per mangiare con D'Alfredo, con le fettuccine e con le posate d'oro. E quindi tutta la dolce vita, tutti i presidenti, insomma tutto il mondo arrivò ad Alfredo, e Alfredo, dalla sua semplice ricetta, burro e parmigiano, divenne un personaggio internazionale. Da allora sono stati molti i personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema, dello sport che sono venuti qui a degustare queste fettuccine al doppio burro. E da allora, come ogni anno il 7 febbraio, si celebra il National Fettuccine Alfredo Day, in onore del grande Alfredo, autore e scopritore di questo piatto così semplice ma ricco di amore e di bontà, ma soprattutto in onore di loro, le regine della serata, le bionde al doppio burro, che quest'anno spengono 116 candeline. Una serata festeggiata con tanti amici, musica e divertimento, con le due proprietarie di casa, Ines Di Lelio e Chiara Cuomo, due donne straordinarie che stanno portando avanti una tradizione familiare con amore e passione.